Mi sono dimenticato di attaccare quei due tre pezzi. Ho attaccato tutto, la buona borghesia. La Diana, Alex Zamodelli. Siamo già in diretta. Siamo già in diretta? Sì. È registrato? No. Va bene. No, via quando possiamo partire. Via, via, via. Ci siamo? Sì. E allora, signori, grazie. L'oggetto di questa conferenza stampa lo avete letto nell'invito che vi abbiamo mandato. Lucano e... Lucano e Nucera cattivi maestri. Ah, sì, no, l'avevo capito tanto adesso. Lucano e Nucera cattivi maestri e pessimi dirigenti. E questa conferenza stampa nasce da quello che è accaduto al Vallauri, che è la scuola, è un tecnico professionale dove la Nucera è preside, e ha invitato incredibilmente all'ex sindaco di Viace di Cano. Ma prima di cominciare la conferenza stampa, o meglio come incipit meraviglioso di questa conferenza stampa, io voglio dare un benvenuto non di prassi, non di prammatica, non formale, a Emiliano Imbalzano. Emiliano Imbalzano è il nostro amico, appartiene anche alla nostra, come dire, grande tribù familiare, per cui è ancora di più ben accetto. Ecco, il centrodestra, come vedete, pian pianino va a ricostruirsi in tutte le sue sfaccettature. Emiliano Imbalzano, dopo lungo corteggiamento da parte della Lega, alla fine ha detto sì, come tutti gli uomini rispettabili, alla fine ha ceduto alle lusinghe ed è ritornato a casa, diciamo. Per cui noi siamo contenti di averlo qui con noi, siamo contenti, ecco, di presentare a voi un centrodestra presente in tutte le sue forze, con Massimo Di Pepe che rappresenta Fratelli d'Italia, con Emiliano Imbalzano che rappresenta la Lega e noi che rappresentiamo Forza Italia. Siamo solamente i partiti presenti in Consiglio Comunale, perché voi sapete che ci sono tantissime altre sigle, tantissimi altri movimenti che sono vicino a noi, ma non abbiamo voluto oggi invitare, appunto perché riguarda soprattutto il Consiglio Comunale e alcuni suoi esponenti. Io al solito farò un po' da moderatore, da passaparola soprattutto, tra i vari amici dei partiti. Volevo sottolineare un solo aspetto. Quello che è successo è grave non solo dal punto di vista politico. Non è solamente grave perché una persona accusata di reati gravi, tra cui associazione a delinquere, tra cui truffa, persona che ha amministrato per tanti anni un paese ottenendo l'autofinanziamenti e che è stata pesantemente descritta nelle carte della Procura di Locri, ma poi è stata confermata questa descrizione nelle carte dell'esame. Quindi sono già almeno due organi diversi giudiziari che hanno analizzato e giudicato in maniera in atto sicuramente non definitiva l'operato del sindaco Lucano. Quello che è estremamente grave ai nostri occhi, perché di Lucano abbiamo tutti un'idea ben precisa dentro, è il classico amministratore che pensava, così come è stato scritto nelle carte del riesame, in pieno delirio d'onnipotenza, pensava di poter fare tutto quello che voleva dei soldi pubblici. Evidentemente non è così, e meno male che non è così, ma quello che è grave è che una dirigente di lungo corso della scuola Regina, la preside Nucera, lo abbia invitato a parlare ai giovani. Io credo che i genitori degli studenti del Vallauri, a vedere un cattivo esempio come Lucano seduto lì a pontificare ai loro figli, agli studenti del Vallauri, abbiano sinceramente provato un modo di disgusto.
e io non so, non capisco perché, ma probabilmente la giustificazione è solamente nella appartenenza ideologica di Anna Nucera a una, a uno schieramento di estrema sinistra, perché lei, non dimentichiamo, è stata anche venuta, l'ho fatto matare, un'espressione di Rifondazione Comunista. Evidentemente il pregiudizio ideologico in questo caso ha, ha avuto il sopravvento, per cui ha invitato questo, questo personaggio suscitando le ire e trovandosi poi lei stessa in imbarazzo. Per cui noi ora io lascio la parola al capogruppo di Forza Italia Emeli Caracciolo, che sarà lei, come è giusto che sia, almeno come partito, diciamo, di maggioranza relativo all'interno del centrodestra, sarà lei a, a dire, a chiedere quello che noi pensiamo sia giusto che il sindaco faccia immediatamente, proprio a tutela non solo della, della sua giunta, ma anche a tutela della comunità che lui dovrebbe, e sottolineo il condizionale, rappresentare. Grazie.